Nelle prossime settimane Fano sarà un cantiere aperto per un'opera di riqualificazione urbana che la città aspetta da tempo. Molti cantieri saranno avviati nelle prossime ore, quindi ce lo ha confermato il sindaco Seri questa mattina, che prima dell'avvio di queste opere era in perlustrazione nelle vie cittadine. Tappa obbligatoria Viale Adriatico, dove in mattinata sono partiti i lavori di asfaltatura e si è messo mano al verde pubblico con la potatura delle siepi e la tosatura del manto erboso. Direi che è una città in cantiere, in quanto oltre ai cantieri delle asfaltature partiranno anche altri cantieri, a dimostrazione che stiamo ribaltando, riqualificando la città. Avevamo avuto un'eredità pesante, se pensiamo alle strade, moltissime strade in pratica che da molti anni aspettavano una manutenzione importante. Come avevamo annunciato, ancora una volta stiamo dimostrando che gli impegni che avevamo preso li stiamo mantenendo. In modo particolare partiamo dal mare, perché è una città turistica, parte la bella stagione, l'estate, e vogliamo creare un buon biglietto da visita, a cominciare dalle strade. Però ecco, quello che mi preme sottolineare è questa volontà di dare un volto nuovo alla città. È un impegno importante, anche stiamo già ragionando su altre progettualità che cerchiamo di programmare in questi 2 anni. Fano vedrà veramente investimenti importanti che non hanno precedenti nella storia di questa città. A testimonianza di quanto sia una priorità la messa in sicurezza del litorale, l'amministrazione comunale ha ottenuto le deroghe necessarie ad operare per le scogliere fino al 31 maggio, domeniche comprese. Questo per arrivare alla sosta dovuta all'inizio della stagione balneare con lo stato di avanzamento dei lavori il più in ordine possibile. Ed è appunto per questo che si asfalta partendo proprio da questo salotto della città. Gli operai stanno lavorando, siete partiti da questo pezzo di strada? Sì, siamo partiti da qui, ovviamente ancora stiamo fresando l'asfalto preesistente per risagomare diciamo, la strada e per fare delle bonifiche laddove la situazione è un po' più compromessa, quindi andremo più in profondità laddove appunto c'è da fare queste bonifiche stradali. È un lavoro importante, partiamo da metà strada, poi faremo il resto e completeremo tutto Viale Ruggeri nei tempi tecnici dovuti, una settimana, due, non so. Finito Viale Adriatico si passerà su Viale Dante Alighieri, che è la strada appunto parallela, e per poi ritornare poi sul resto della città. Quindi questo qui è un'attività che in tutto le due vie principali della Sassonia occuperanno circa 3 settimane di lavoro, tempo permettendo ovviamente.